Allora, si è appena conclusa Asiago Valpusteria, che oltre ad essere la decima gara del campionato, era soprattutto la Lilt Game 2014. Presidente Mantovani, sul campo purtroppo l'Asiago ha perso di misura, ma questa è una serata molto, molto bella, molto importante per la nostra società, per la nostra Asiago e per il rock italiano. Io direi di sì. Direi che questa sera anche la squadra ha lottato sì per vincere, voleva vincere qualcosa di più e probabilmente questo l'ha un po' ingannata, no? In quelli che erano gli intenti. Anche i ragazzi che erano in campo sentivano tantissimo il fatto di dover giocare per uno scopo ulteriore che era quello di vincere la partita. Asiago ha, no, che di Asiago ha abbracciato questa idea, no, di dover essere in fianco a qualcuno che lotta contro un avversario diverso da quello che trovi sul ghiaccio, col desiderio di partecipare a una lotta importante, non quella per la vita. E per cui l'Asiago è in fianco alla Lilt, no? In questa lotta contro i tumori, che purtroppo ci colpisce un po' tutti, sempre. Generale Iannetto, presidente della sezione di Vicenza della Lilt, come avete vissuto questa serata ad Asiago? Io mi sento estremamente lusingato questa sera, mi sono sentito. Perché una società sportiva così prestigiosa, perché voi siete una società di serie A, abbia voluto intestare una serata come questa, che era una serata di una certa caratura, alla Lega contro i tumori, che combatte contro quello che è divenuto ormai il male del secolo, mi ha fatto estremamente piacere. La Lega contro i tumori è la più grossa associazione di volontariato della provincia di Vicenza, contiamo di 7.000 soci, 256 volontari nei nostri 18 ambulatori in 11 sedi periferiche, fra cui anche qua Asiago, e combattiamo contro questo male facendo cosa? Facendo la prevenzione. Ogni giorno in Italia ci sono 1.000 nuovi casi di tumore e di questi 1.000 nuovi casi di tumore, ben il 30% riguardano il tumore al seno. Le donne che fanno la prevenzione sono solamente il 60%. Ecco, noi ci rivolgiamo, cerchiamo di sensibilizzare quell'ulteriore 40% che non fa prevenzione a farla, perché chi fa la prevenzione in tempo utile ha il 98% di probabilità di sopravvivere per altri 10 anni. Ecco, questo è il nostro target, rivolgersi alle donne che non fanno prevenzione e aiutarci a vincere questo grosso male che ogni anno aumenta di numero. Pensi che in provincia di Vicenza abbiamo 800 nuovi casi di tumore al seno. Ecco, e si possono sconfiggere solamente con la prevenzione. Assessore regionale Elena Donazzan, sempre presente quando sull'altopiano c'è qualcosa di importante e questa sera non poteva mancare. Io ho cercato di aiutare la Lilt nella diffondere il tema della prevenzione in questo mese di ottobre, tutto dedicato appunto alla lotta al tumore delle donne. E questa sera per me è stata una partita speciale perché vedere addirittura le divise dedicate, e faccio veramente un plauso all'Asiago Hockey, al presidente Mantovani, a tutta la squadra, a coloro che hanno allestito, addobbato proprio per rendere chiaro il messaggio, perché anche in un momento ludico, di simpatia, di tifo, c'è stata una riflessione che è corale e comunitaria. Io conosco il generale Gnecco e so quanta passione ci mette, conosco la gente di Asiago, so quanta passione ci mette nelle cose che fa. Questa è stata una bella lezione di civiltà. Lo sport è soprattutto educazione e stasera l'avete dimostrato ancora una volta. Presidente Mantovani, l'ultima analisi. L'assessore Donazzano ricordava le divise dedicate, queste sera le maglie dedicate. A questo proposito, l'Asiago ha lanciato una cosa molto importante. Sì, le maglie sono state fatte apposta per questa sera, griffate con la data e firmate anche dai singoli giocatori. Le mettiamo tutte all'asta da questa sera, le maglie sono all'asta e resteranno all'asta, se non ricordo male, fino al 9 di novembre, e per partecipare all'asta basta andare sul sito dell'Asiago. Alla fine, no, avremo l'opportunità di fare due cose. Una, di consegnare queste maglie che hanno un significato particolare,
direttamente dai giocatori a chi sarà giudicato la maglia, e contemporaneamente potremo fare un bel assegno che porteremo alla Lilt giù a Vicenza, in modo da portare una parte della squadra dentro, no, nei luoghi dove per un verso si soffre e per un altro si combatte. Io sono abituato a combattere. Mi associo ad un ringraziamento, per la Lilt, che ha colto, no, quello che era lo spirito, e un ringraziamento enorme a tutti quelli che hanno risposto subito sì, e hanno lavorato con un entusiasmo incredibile, solo perché c'era un motivo grosso, un motivo importante. È stato bellissimo. Grazie.